Buonasera, benvenuti al sommario delle principali notizie del telegiornale. Apriremo con la cronaca, operazione Lex, 3 arresti dopo le condanne nel Regino. La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato beni per oltre 22 milioni di euro ad un imprenditore cosentino. A Petiglia, a Policastro, trovato un'auto incendiata, potrebbe essere quella di Massimo Vona. A Serra San Bruno, le sorelle di Massimo Lampasi rilanciano l'appello nel giorno del suo compleanno, scomparso 5 anni fa. Gianluca Calli può replica a Mario Oliverio, nel Partito Democratico serviva una scossa e per la quarta volta Marziale Battaglia conferma lo scranno alla provincia di Catanzaro. Questo e altro dopo la pausa. Come dicevamo nei titoli, apriamo con la pagina della cronaca, parleremo dell'operazione processo Lex, 3 arresti dopo le condanne nel Regino. Vediamo i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, con la collaborazione dello squadrone liportato cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Regina, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, nei confronti di Kindamo Alberto, Sibio Giovanni e Lamanna Francesco, tutti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso ed intestazione fittizia di beni, con l'aggravante di aver agito con la finalità di agevolare l'andrangheta nella sua articolazione territoriale, denominata locale di Laureana di Borrello. In particolare, le attività investigative avevano permesso di far luce su una serie di episodi criminosi registrati nei territori della municipalità di Laureana di Borrello e zone limitrofe, a partire dal mese di giugno del 2014, dai quali erano emersi chiari elementi indizianti, l'operatività e l'afferratezza dell'azione criminale di un sodalizio attivo in quell'area ed in grado di esercitare un controllo di tipo mafioso sull'intera comunità. I fermi, emessi in via d'urgenza anche per l'esistenza del concreto pericolo di fuga di alcuni indagati, avevano quindi consentito di assicurare in poco tempo alla giustizia soggetti ritenuti avere ruoli di vertice in seno alle cosche Ferrentino Kindamo e Lamari, quali articolazione autonome dell'associazione per delinquere di tipo ndranghetistico, nota come locale di Laureana di Borrello del mandamento tirrenico, con ramificazioni in tutta la provincia ed in altre province del nord Italia, e segnatamente Milano, Varese, Pavia e Como. In quella circostanza, inoltre, era stata avvalorata dalla Procura Antimafia l'ipotesi investigativa per cui il comune di Laureana di Borrello fosse stato da anni un ente per certi aspetti soggetto ai condizionamenti da parte di cosche di 'ndrangheta locali che, grazie alle compiacenze di alcuni politici, erano riusciti ad ottenere l'aggiudicazione di alcuni appalti comunali, facendo leva anche sui rapporti stretti e continuativi riscontrati tra gli affiliati alle cosche ed alcuni esponenti della politica locale di Laureana di Borrello. Di qui la pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria che il 16 ottobre ha emesso una sentenza di condanna nei confronti degli imputati, odierni arrestati, in particolare Kindamo Alberto condannato ad anni 13 e mesi 4 di reclusione, Sibio Giovanni condannato ad anni 10 e mesi 8 di reclusione, Lamanna Francesco condannato ad 11 anni di reclusione. All'esito degli adempimenti di rito, gli arrestati sono stati quindi tradotti presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguiamo con la cronaca. Bracciante trovato morto a Melicucco, sarebbe stato ucciso a calci e pugni. Un bracciante agricolo romeno di 58 anni, di cui sono state rese note solo le iniziali, è stato ucciso a Melicucco, nella piana di Gioia Tauro, in circostanze in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. Il cadavere è stato trovato nella casa in cui viveva da alcuni anni. Il romeno, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, potrebbe essere rimasto vittima di un'aggressione ad opera di qualcuno che si trovava in casa con lui. Nell'abitazione non sono state trovate armi da fuoco da taglio. L'ipotesi che viene fatta dagli investigatori è che la morte del bracciante possa essere stata provocata dai pugni e dai calci che gli sono stati inferti e che gli hanno provocato lesioni interne. Il romeno lavorava saltuariamente come bracciante in vari centri della piana di Gioia Tauro. Le indagini sono coordinate dalla Procura
della Repubblica di Palmi, che ha disposto l'autopsia sul cadavere del bracciante. Cambiamo argomento: sequestro di beni per oltre 22 milioni di euro ad un imprenditore cosentino. La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato beni per più di 22 milioni di euro ad un noto imprenditore cosentino e ad alcuni suoi familiari. Si tratta di un sequestro di beni mobili ed immobili ad Antonio Ioele, 43 anni, di Montaltufugo, che opera nel settore immobiliare e delle concessionarie d'auto. Il sequestro riguarda anche tre suoi familiari. I quattro sono ritenuti soggetti socialmente pericolosi per ripetuta evasione fiscale. In particolare, Ioele sarebbe responsabile di sottrazione fraudolenta a pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta per aver sottratto illecitamente al fisco i proventi destinati alla tassazione, reimpiegandoli nella realizzazione di altre attività commerciali facenti capo apparenti e investendoli nell'acquisto di beni immobili. L'uomo era già stato arrestato e condannato alla pena di 3 anni di reclusione. Gli approfondimenti investigativi avrebbero portato alla luce una netta sproporzione del patrimonio disponibile rispetto ai redditi dichiarati. L'esecuzione del provvedimento riguarda 3 complessi aziendali, 19 fabbricati, una villa di prestigio, 2 capannoni industriali di rilevanti dimensioni e 3 appezzamenti di terreno. Il sequestro è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Mario Spagnuolo. Nel caso specifico, secondo quanto si è appreso, è stata applicata la normativa antimafia nella parte in cui consente il sequestro di beni anche per reati di natura economica e finanziaria. I nostri accertamenti traggono origine dal 2007 e ci hanno consentito di dimostrare l'elevata pericolosità fiscale dei soggetti coinvolti, ha dichiarato il tenente colonnello Michele Merulli, comandante del nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cosenza. Tutto nasce da un omesso versamento di IVA, ha detto Merulli, legato a scambi di veicoli e viene aggravato dal mancato versamento di altri tributi e basti pensare che la domanda di fallimento avanzata da Equitalia evidenzia una situazione debitoria di circa 32 milioni di euro, principalmente nei confronti dell'erario. I carabinieri della compagnia di pettiglia Policastro hanno trovato un'automobile incendiata che, secondo un'ipotesi investigativa, potrebbe essere la vettura di Massimo Vona, l'allevatore 44enne scomparso il 1° novembre scorso. La vettura era stata abbandonata in località Castelluccio di Petiglia Policastro. Non si esclude che Vona aveva precedenti, possa essere rimasto vittima di un caso di lupara bianca, anche se allo stato, in merito ai motivi della sua scomparsa, i carabinieri non tralasciano alcuna ipotesi. Andiamo a Serra San Bruno, Massimo Lampasi, 5 lunghi anni di silenzi e mistero. Avrebbe compiuto 30 anni il 5 novembre Massimo Lampasi, il giovane scomparso in circostanze misteriose da Serra San Bruno nell'ormai lontano 2013. A distanza di 5 anni la famiglia inconsolabile non riesce a trovare la forza della rassegnazione. Vuole sapere che fine ha fatto Massimo, cosa gli è accaduto, di quali colpe si era macchiato e soprattutto cosa sia successo la sera di quel 24 febbraio, quando il giovane, all'epoca 25enne, uscì da casa senza fare più ritorno. Le sorelle Francesca e Antonia lo ricordano con le lacrime agli occhi, lo fanno ogni anno in occasione di un compleanno orfano del principale protagonista e ogni 24 febbraio, data della scomparsa, quando il tarlo dei dubbi e delle tante domande rimaste senza risposta si fa insopportabile. Di Massimo i familiari non hanno nemmeno una tomba su cui depositare un fiore, ma solo il ricordo che diventa sempre più struggente e lacerante, specialmente il giorno dell'anniversario della sua nascita. Francesca e Antonia lo hanno visto crescere insieme a loro e insieme hanno sofferto e gioito, ignari di quel che un giorno sarebbe successo. Massimo, quel 24 febbraio del 2013, è uscito da casa intorno alle ore 18:30 dicendo che sarebbe andato dal tabaccaio a comprare le sigarette e quindi sarebbe ritornato nell'arco di poco tempo, ma a casa non ha fatto più ritorno e i familiari per tutta la notte e per i giorni a seguire lo hanno aspettato invano. A seguito della denuncia della compagna scattavano subito le ricerche da parte delle forze dell'ordine e anche da parte dei componenti di tutta la famiglia, ma del giovane non si è trovata alcuna traccia. All'epoca nessuno l'ha visto, nessuno l'ha incontrato per strada. I familiari hanno vissuto giorni pieni di ansia e man mano che le indagini andavano avanti ci si rendeva conto che il ritrovamento di Massimo diventava sempre più difficile.
Di quella sera si è poi saputo che il giovane non solo era uscito da casa per le sigarette, ma aveva anche un appuntamento di lavoro. Di certo è che il tabaccaio non è mai arrivato, anche l'appuntamento di lavoro rimane avvolto nel mistero. Qualche testimone ha detto di averlo visto quella sera stessa fermo in via Giacomo Matteotti, come se stesse aspettando qualcuno, ma non si è mai più saputo niente di questo. E così gli anni sono passati. Nel giorno del suo 30° compleanno le sorelle hanno lanciato il loro ennesimo appello. Chissà qualcosa parli. Vogliamo sapere che fine ha fatto nostro fratello. Ha lasciato una figlia piccola che oggi ha 6 anni e domanda sempre del suo papà. Vorremmo avere almeno una risposta da darle. Abbiamo argomento, parliamo del maltempo che ha colpito la nostra regione. Bene, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza. Arriva l'ok del Consiglio dei Ministri alla richiesta dello stato di emergenza in Calabria, colpita da un violento nubifragio nella notte del 4 ottobre, quando in particolare a Lamezia hanno perso la vita Stefania Signora e i suoi piccoli, Cristian e Nicolò. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato lo stato di emergenza per le 10 regioni colpite dal maltempo, insieme a Trento e Bolzano. L'ha confermato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, lasciando Palazzo Chigi. Nello specifico, all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, c'era la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato le primissime risorse per far fronte ai danni pari a 53 milioni di euro. Ulteriori 200 milioni arriveranno con un apposito decreto. Parliamo ancora del maltempo, ci spostiamo a Chiaravalle Centrale con una nota del movimento Chiaravalle da vivere. Le piogge torrenziali che hanno colpito l'Italia, dalle Alpi fino alla punta estrema della Sicilia, hanno dimostrato che non esiste la gestione del territorio. In più regioni ci sono stati gravi danni a persone, animali e cose, dove l'uomo è sembrato impotente di fronte alla furia degli elementi. Siamo nell'era della tecnologia più avanzata, ma si stava meglio quando si stava peggio e i disastri provocati dalla furia degli elementi erano un'eccezione, non una regola. Erano i tempi in cui il territorio era curato dal mondo contadino, forse poco istruito ma carico di esperienza e di buonsenso. E inoltre erano i tempi in cui i fiumi venivano messi in sicurezza volontariamente dagli stessi proprietari terrieri, i quali si prendevano cura sia degli argini che dei letti dei corsi d'acqua confinanti con i propri terreni, fino a quando questa meritoria pratica non veniva stroncata dal legislatore, il quale responsabilizzava espressamente alcune istituzioni, vietando ogni altra ingerenza nella manutenzione dei fiumi. Oggi si parla di calamità naturale e si piangono i morti, ma nessuno si sofferma sulla causa del loro straripamento, dovuto all'incuria e alla cattiva gestione dei corsi d'acqua, dove alberi, arbusti e rifiuti solidi urbani sono stati e sono i primi responsabili dei disastri per aver impedito il normale deflusso delle acque, spesso formando delle pericolose dighe, le quali sotto la furia degli elementi vengono spazzati via, provocando al loro passaggio morti e rovine. E i responsabili della loro gestione dove sono? Cosa hanno fatto? I disastri parlano chiaro, eppure le regioni spendono tanti soldi attraverso l'impiego di operai forestali, ma il risultato è sempre lo stesso, e non per colpa dei lavoratori, ma della politica, la quale è incapace di far rispettare le regole ed è incapace di elaborare programmi condivisi, mirati a mettere in sicurezza il territorio. I corsi d'acqua vanno sempre e comunque tenuti sotto controllo, così come facevano i nostri contadini. E non ci sono scuse quando succedono i disastri, perché i responsabili sono le istituzioni, le quali hanno il dovere di fare prevenzione, non lutti, così come le stesse istituzioni dovrebbero intervenire per i danni provocati dai cinghiali, dove i pericoli per le persone e per le colture sono all'ordine del giorno. Ma la Regione Calabria, la quale ha il potere e dovere di intervenire, dorme sonni tranquilli, salvo a disastri avvenuti, piangere lacrime di coccodrillo. Ci fermiamo per una breve pausa. Riprendiamo le notizie. Il sindaco di Pizzo Calabro, nonché presidente della Lega Autonomie Calabrie, Callipo, replica al governatore Mario Oliverio dicendo al Partito Democratico serviva una scossa.
Le parole del presidente Oliverio confermano la bontà della scelta che ho fatto. Il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, replica al governatore della Calabria che ha commentato duramente la sua decisione di sostenere il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, qualora venga candidato alle regionali del 2019. Al Partito Democratico Calabrese serviva uno shock per scuotersi dal torpore autoreferenziale nel quale si è adagiato da troppo tempo, afferma Callipo. Qualcuno doveva dire che il re è nudo e io l'ho fatto a viso aperto e senza nascondere. Nonostante ciò, Oliverio, nel suo commento alla mia decisione, non è mai entrato nel merito dei problemi che ho sollevato. Non ha speso una parola sullo scollamento totale del Partito Democratico dai suoi iscritti e dai suoi elettori. Si è limitato ad accusarmi di mancanza di coerenza e lealtà verso il partito. Al contrario, io credo che in questi anni sia stato il partito a non essere coerente con i propri principi democratici e leale verso i suoi militanti. I giovani sono stati tenuti a distanza, privandoli di qualsiasi capacità di incidere sulle dinamiche decisionali. I confronti pubblici sono stati evitati come la peste, preferendo la confortevole intimità dei caminetti. Le aree di potere sono state consolidate con tesseramenti che hanno dopato tutti gli appuntamenti congressuali. Ultima spallata alla credibilità già fiaccata del partito è stata l'autocandidatura dello stesso presidente Oliverio, proposta con un anno di anticipo sulla scadenza elettorale. A questo proposito, Callipo replica anche alle critiche mosse nei suoi confronti dal governatore, con riferimento alla carica che ricopre in ANCI Calabria. Mi si dice che, essendo il presidente di ANCI, non dovrei esprimere giudizi sull'operato del governo regionale, né puntare su chi ritengo che abbia fatto meglio come amministratore, sottolinea, ma è singolare che questa affermazione venga dal presidente della regione, cioè colui che in teoria dovrebbe essere il presidente di tutti, che usa la sua postazione di vertice istituzionale per imporsi come candidato del Partito Democratico, senza che nel partito ci sia stato un solo minuto di confronto. Se questa è la premessa, non vedo come possa pretendere di essere preso sul serio quando critica me. Parliamo ancora di enti locali, ci trasferiamo alla provincia di Catanzaro. Battaglia conferma lo scranno a Palazzo di Vetro. Da vicepresidente uscente, Marziale Battaglia è stato eletto per la quarta volta consecutiva nel Consiglio provinciale di Catanzaro, il che ne fa un veterano dell'ente intermedio. Le ultime tre elezioni che lo hanno visto conquistare un seggio a Palazzo di Vetro sono avvenute con il nuovo sistema elettorale della legge Delrio, che prevede quali elettori sono i sindaci e consiglieri comunali. Consigliere nel comune di Isca, Battaglia ricopre dalle ultime elezioni comunali il ruolo di capogruppo di maggioranza della compagine guidata dal sindaco Vincenzo Mirarchi. Con la sua lunga e consolidata presenza nel consiglio provinciale ha rappresentato il Basso Ionio catanzarese, portando in seno all'assise provinciale le istanze dei sindaci e del territorio di riferimento e di provenienza. Per quanto riguarda la sua affermazione elettorale, a Battaglia sono andate 4.485 preferenze, 25 sono i voti ottenuti nella fascia azzurra dei comuni fino a 3.000 abitanti, 8 in quella arancione, 2 in quella grigia e altrettanti in quella verde, nella quale rientra solo il capoluogo. Sono molto contento della mia rielezione, è stato il suo commento. È sempre difficile riconfermarsi per tante volte consecutive. Questo vuol dire che quando si svolge il proprio ruolo di amministratore con serietà, passione e determinazione, si viene poi ripagati nell'urna. Voglio ringraziare i tanti amici amministratori, ha aggiunto, che hanno inteso dare la loro fiducia. Tutto ciò sarà da sprone per continuare a lavorare con sempre più entusiasmo, pur sapendo che le province oggi vivono un difficile momento, in quanto non dispongono più delle risorse necessarie per la risoluzione delle problematiche dalla viabilità provinciale e dall'edilizia scolastica. Un ringraziamento particolare, ha concluso il neoconsigliere, va a Sergio Costanzo, leader del movimento Fare per Catanzaro. Ed ora linea a Lorena Pallotta con questo servizio dell'Unione dei Comuni Versante Ionico. Sindaco Aloisio, lei è stato da pochissimi giorni eletto Presidente della Giunta dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Quali sono i suoi obiettivi e progetti che vorrà realizzare? Ma più che io, tutti i sindaci dell'Unione dei Comuni, la volontà è quella di creare un ente sovracomunale, perché per il testo unico degli enti locali l'Unione dei Comuni è un ente locale, quindi creare un ente sovracomunale che riesca a garantire dei servizi associati che altrimenti non potrebbero essere garantiti ai cittadini. Quindi l'importanza dei comuni qual è? I comuni devono
insieme operare, perché la giunta è composta dai sindaci dei vari comuni, cooperare per garantire quei servizi tipo rifiuti. Ora abbiamo parlato anche del canile associato, sappiamo le spese che comportano addebitate ai comuni per i canili convenzionati, ecco, creare un canile, un rifugio per cani randagi associato con relativo centro di sterilizzazione, cioè creare quei servizi associati che solo attraverso l'unione possono essere costituiti e garantiti nella giusta misura. Ripeto, più che io Presidente, noi siamo molto compatti e sono tutti i sindaci dell'Unione compatti a garantire questi servizi nel miglior modo possibile. È un ente sovracomunale qual è l'Unione dei Comuni. Come può incidere sul territorio nel lungo periodo, al di là di questi servizi essenziali che voi vorrete comunque realizzare? Io ho detto sempre, prima di tutto, che noi abbiamo un territorio che è omogeneo, diciamo da Satriano, anche se Satriano non fa parte dell'Unione dei Comuni, da Cardinale d'Avoli fino all'ultimo comune del Catanzarese che è Guardavalle, sono omogenei perché sono costituiti da delle strisce, ecco, tranne Cardinale, delle strisce di territorio che comprendono mare, e comprendono colline e comprendono montagne. Quindi delle caratteristiche comuni che devono essere rivalutate come turismo, come storia, come cultura. E solo attraverso lo sviluppo del territorio, attraverso un ente sovracomunale, è possibile. Importante iniziativa a Gagliato, vediamo il servizio. La Proloco di Gagliato, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica Centro Screening Oncologici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e il Comune di Gagliato, hanno organizzato un dibattito informativo sull'importanza dello screening nel tumore del colon retto. L'iniziativa ha avuto luogo a Gagliato nella sala consiliare. Allora, in definitiva, questa è un'opportunità che abbiamo scelto come operatori aziendali di condividere direttamente sul territorio per cercare di spiegare meglio qual è la funzione di una struttura territoriale ed in definitiva qual è l'obiettivo principale dei servizi delle strutture territoriali. Nello specifico parliamo di prevenzione perché al momento risulta l'unica arma efficace che aiuta a vincere delle battaglie altrimenti insuperabili. Anche quella del tumore relativo al colon retto è importante in questo senso, in particolare solo operando questo tipo di informazioni direttamente sul territorio e quindi avendo a contatto direttamente i cittadini si riesce a percepire la necessità di dover attrezzarci su queste procedure di prevenzione. Solo in questo modo, attivando queste procedure, noi siamo nella condizione di superare delle malattie che altrimenti sarebbero insuperabili con le normali nostre terapie farmacologiche e quant'altro. In pratica, dottore, non esiste una causa scatenante di questo, ma esistono diverse cause, è un problema di concause. In genere tutte queste patologie sono legate a delle cause multifattoriali, dipendono da una serie di condizioni generali, ambientali e quant'altro, genetiche, ma nello specifico, proprio per questo, l'unica arma che al momento è in possesso della medicina, soprattutto che deve essere utilizzata dalle strutture di territorio, cioè quelle più vicine ai cittadini, e anche per questo è importante l'informazione, soprattutto attraverso i medici di medicina generale, i pediatri, che riescono in questo modo ad avvicinare all'arma della prevenzione tutti i cittadini. Sono delle patologie che in fasce di età predefinite colpiscono in generale una percentuale stimata significativa della popolazione,
E questo è il motivo per cui la scelta della medicina di iniziativa, per così dire, è quella legata soprattutto alla prevenzione. In questo senso, in accordo con il centro screening aziendale diretto dalla dottoressa Spinelli, abbiamo deciso di portare direttamente sul territorio queste informazioni. A Chiaravalle, nello specifico, in una struttura della Cassa della Salute, viene operato da diversi mesi questo tipo di informazione e tecnicamente, concretamente, viene avviato lo screening a chi ne fa richiesta. È assolutamente gratuito e questo incontro di oggi è appunto volto nel senso di voler incrementare ancora di più questa adesione dei cittadini verso una forma di prevenzione che molto spesso ci sfugge e diventa una delle armi che difficilmente riusciamo a superare se non c'è la condivisione e la convinzione, la consapevolezza che attraverso la prevenzione probabilmente supereremo diverse malattie. Certo, quando la dottoressa Spinelli, che è la responsabile dello screening di prevenzione per i tumori sia del colon retto che della mammella e dell'utero, ci ha coinvolti tramite il nostro responsabile, il dottore Gelurzo, noi abbiamo subito dato la nostra disponibilità perché riteniamo che sia un'azione molto importante quella di diffondere queste notizie, anche perché una delle tante finalità della Casa della Salute è proprio quello di promuovere salute, non si deve solo limitare a curare, e quindi era nostro dovere da operatori sanitari informare la popolazione riguardo alla prevenzione, e noi ci siamo subito messi a disposizione. Certo, lo screening salva la vita, è proprio il caso di dirlo, perché permette, quando è possibile, di effettuare la diagnosi precoce di lesioni che addirittura sono ancora primitive, cioè prima ancora dell'insorgenza del tumore, e permette quindi, può permettere di salvare la vita. Per quello che riguarda lo screening oncologico, oggi nella nostra ASPO sono attivi 3 programmi: contro lo screening del colo dell'utero, quindi attraverso il PAP test e l'HPV test per le donne di età più avanzata, con la ricerca del sangue occulto nelle feci per quello che riguarda lo screening colon rettale, ed è questo l'incontro di oggi, e per quello che riguarda il tumore della mammella con lo screening mammografico. Diverse le fasce di età interessate, 50-69 anni o 25-64 anni. L'importante è aderire alle iniziative di screening perché è una questione di scelta, e quindi il nostro slogan è proprio: scegli la prevenzione, scegli la vita. Sarebbe opportuno, dottoressa, dare queste informazioni nella scuola, addirittura in altri tipi di convegni, per facilitare meglio la prevenzione? Certo, noi siamo anche stati in alcune realtà scolastiche. L'importante è coinvolgere il mondo della scuola, e il Dipartimento di Prevenzione ha un accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per cercare, come dire, di seminare dei germi di salute che possano poi far crescere nei giovani, ma anche negli adulti, una cultura della salute che parte proprio dalla prevenzione e che riconosca l'importanza che lo stile di vita, e quindi le proprie scelte individuali in tema di alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, corretto consumo dei farmaci, ha rispetto alla tutela della salute. Indubbiamente la figura infermieristica è molto fondamentale in questo screening, perché a noi ci hanno insegnato, scusate il gioco delle parole, ad insegnare la prevenzione, cioè nel senso che a noi e ai pazienti appunto dobbiamo informarli per evitare quelle che sono le malattie, e quindi il compito nostro in questo caso nella sala prelievi insieme alla collega appunto la collega Mosca Ada. In poche parole, noi consegniamo queste provette, spieghiamo alle persone come appunto fare, e poi appunto ritiriamo queste provette e le spediamo appunto in laboratorio. Questo è tutto. Quindi io ringrazio tutti i relatori, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio in modo particolare la Proloco che ha sposato questo nostro progetto, questa nostra idea, e quindi un grazie a tutti. Abbiamo fatto un lavoro di sinergia. In modo particolare voglio ringraziare la dottoressa Spinelli, perché insomma è lei la relatrice di tutto, e quindi niente, avrà modo di conoscerci, avrà modo insomma sicuramente di fare altre iniziative insieme a noi. Grazie.
Cambiamo argomento, un nuovo appuntamento con le celebrità e con i protagonisti del jet set televisivo e del mondo dello spettacolo, grazie al dinamico imprenditore Stefano Fera a Chiaravalle Centrale. Si festeggia San Martino con la presenza di Pamela Prati e con l'inconfondibile musica popolare dei Taranta Ionica. Sabato 10 novembre al Bar Marconi in Contrada Pirivoglia. Inoltre si potranno degustare castagne e zeppole condite da un buon bicchiere di vino. L'appuntamento dunque per sabato alle ore 20:30 in poi al Bar Marconi in Contrada Pirivoglia a fianco del distributore benzina a Chiaravalle Centrale. E restiamo sempre a Chiaravalle Centrale per la festa della ricorrenza dei 120 anni della fondazione dell'Istituto Figlie di Maria Immacolata. La comunità di Chiaravalle Centrale in festa per la ricorrenza dei 120 anni dalla fondazione dell'Istituto Figlie di Maria Immacolata. Una vera storia d'amore. Amore corrisposto dal sentirsi davvero una famiglia religiosa nel popolo di Dio che abita nel nostro oggi, con la nostra venerabile Suor Brigida Postorino, un coro di voci, di preghiere e d'amore verso Dio e verso il prossimo. E per l'occasione è stata celebrata una santa messa da Don Roberto Ganno in una chiesa gremita con la partecipazione di numerosi bambini. Testimonianza del lavoro che le suore affrontano con tanto amore ogni santo giorno. Una chiesa stracolma di bambini per questa grande festa. Quanto è importante il ruolo delle suore qui a Chiaravalle. Questo mi ha fatto tanto piacere, la presenza dei bambini, sai che ancora credono a qualcosa e a qualcuno. Qualcuno in alto e qualcosa che possiamo dare noi, il piccolo. Il ringraziamento dei parroci per il lavoro che state facendo. Noi l'abbiamo ringraziato, lo continuiamo a ringraziare con la preghiera perché loro ci sostengono e noi sosteniamo loro con la preghiera. Siete contenti questa sera? Tanto. Sono felice perché tante hanno sentito il bisogno di ringraziare insieme il Signore con noi. E vi ricordo, subito dopo la chiusura del telegiornale andrà in onda uno speciale sull'evento. Andiamo a Monte Paone per i 90 anni della chiesetta di San Giovanni Battista. Celebrata una santa messa nella chiesa di San Giovanni Battista, situata in via Mazzini a Monte Paone Lido, e questo in occasione dei suoi 90 anni dalla sua fondazione costruita dal benefattore e possidente Catuogno, capostipite di una importante famiglia. A celebrare la santa messa Don Pietro Politano, presente l'amministrazione comunale con il sindaco Mario Migliarese, i carabinieri della stazione di Soverato, la polizia municipale cittadina e i parenti della famiglia Catuogno. L'associazione L'Arca, in collaborazione con l'Occhio del Pavone, promuove l'iniziativa Dalla Vite all'Ulivo, i 90 anni della chiesetta di San Giovanni Battista a Monte Paone Lido. L'iniziativa si è sviluppata in due giornate. Giovedì 8 novembre, nel giorno della ricorrenza, alle ore 10:30, celebrazione della Santa Messa. Sabato 10 novembre, dalle ore 9 alle ore 12, visite guidate alla chiesetta dedicate a studenti e cittadini. Alle ore 17, convegno storico presso la delegazione comunale, Piazza San Francesco, Monte Paone Lido. Il convegno si aprirà con i saluti del sindaco di Monte Paone, Mario Migliarese. A seguire il sindaco di Capri, Giovanni De Martino, e il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Mario Squillace, Renato Daniele. Sulle origini e sull'importanza della chiesetta relazioneranno Giovanni Catuogno, Dalla Vite all'Ulivo, Giuseppe Zangari, la chiesetta Catuogno di San Giovanni Battista, prima sede della parrocchia in Monte Paone Lido. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Monte Paone, dalla parrocchia San Giovanni Battista, dall'Istituto Comprensivo Statale Mario Squillace di Monte Paone. Prima di chiudere, un appuntamento, La Croce, un film di Billy Graham, un messaggio di speranza per la nostra nazione. Sarà presentato a cura della Chiesa Evangelica di Chiaravalle Centrale il 10 novembre alle ore 18 a Palazzo Stellianò. L'ingresso è libero. Con questo è veramente tutto, a me non resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento alle prossime edizioni. Buonasera.